Consigliere Vasanella, prego. Allora, ovviamente parlare di bilancio previsionale oggi, sebbene corretto tecnicamente, appare paradossale dal momento che ormai 10-12esimi delle risorse sono state impegnate. Per quanto riguarda la disamina e la discussione relativa al bilancio previsionale, eviterò di fare lunghe digressioni sul tema, così come anche eviterò lo snocciolamento arido di dati, dal momento che entrambe le cose risulterebbero senz'altro eccessivamente noiose, con l'inevitabile e conseguente calo di attenzione. Sarà pertanto opportuno concentrarsi sui macro argomenti che vanno a connotare questo bilancio preventivo, specificando che quando si parla di bilancio previsionale stiamo ovviamente parlando di bilancio autorizzativo, in cui gli accertamenti corrispondono alle entrate e gli impegni alle spese. Così come, contrariamente a quanto è stato fatto finora, sarà opportuno e più corretto comparare due modelli uguali ed omogenei, ossia il preventivo 2013 con il preventivo 2014, e non invece il preventivo 2014 con il consuntivo 2013, poiché così facendo non c'è correttezza di analisi e soprattutto completezza di informazione. Tornando nello specifico al bilancio, in primis per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria, essa si attesta intorno a 1.100.000 euro, a dimostrazione dell'incisiva azione dell'amministrazione in tal senso. A questo dato, già di per sé positivo, che attiene all'entità dell'importo, ne deve essere sommato un altro parimenti positivo, dal momento che gli accertamenti sono stati posti in essere direttamente dall'ente, senza nessun intermediario. Pertanto si tratta di denari che entreranno direttamente nelle casse del nostro comune, consentendo così di risparmiare diverse decine di migliaia di euro di agio. Anche l'indebitamento dell'ente risulta sceso ed è inferiore al passato. Infatti si procede con il regolare ammortamento delle rate dei mutui, contratti, che vengono regolarmente saldate per il risanamento di debiti per altri assunti precedentemente. Sostanzialmente quindi non sono stati contratti nuovi mutui dal momento che l'ultimo risale al 2012. Per quanto riguarda la pressione fiscale, al di là di quanto strumentalmente ed in modo inesatto è stato divulgato, è rimasta pressoché invariata. Si pensi sostanzialmente al fatto che la TASI si orienta intorno a 1.130.000 euro rispetto a 1.150.000 euro di IMU. Andando a confrontare il previsionale 2013 e il previsionale attuale, risulta altresì che anche la spesa corrente è rimasta pressoché identica, sebbene fornendo ai cittadini gli stessi servizi con lo stesso livello di efficienza. Peraltro, nell'ambito della spesa corrente sono stati apportati anche dei correttivi nel corso dell'anno per procedere ad una sua diminuzione. Ad esempio con l'applicazione della legge 66-2014, il cosiddetto decreto sulla spending review, finalizzato al contenimento della spesa pubblica che permette all'ente di rinegoziare i contratti in essere di beni e servizi applicando una riduzione del 5%, ovviamente previo accordo del fornitore. È evidente più che questa operazione di riduzione della spesa corrente, già di per sé virtuosa, si somma ad altra operazione parimenti importante, dal momento che attraverso la riduzione delle spese è stato possibile recuperare fondi da impiegare poi per l'applicazione di detrazioni in favore dei cittadini, nel momento in cui si è reso necessario inserire le due tasse stabilite dal governo centrale, TASI e TARI. Questo recupero di risorse ha consentito di non applicare l'aliquota massima per la TASI, che è stata individuata al 2,5 per mille, e di applicare una serie di detrazioni e riduzioni per le famiglie più numerose e le fasce più deboli della popolazione. Parimenti dicasi per la TARI, sono state reperite diverse centinaia di migliaia di euro che hanno consentito di contenere gli aumenti previsti per questa imposta a livello nazionale ed hanno scongiurato una vera e propria stangata. Accanto alla riduzione dei costi di beni e servizi, si è operato anche un netto taglio delle spese improduttive. Ciò detto, va anche comunque sottolineato che stiamo parlando del settore pubblico e che un'amministrazione pubblica può dirsi virtuosa non solo quando riduce la spesa corrente, ma anche e soprattutto quando spende ciò che incassa, riconvertendolo sotto forma di servizi al cittadino. Non è pertanto importante solo monitorare e tenere sotto controllo la spesa corrente, come in effetti già accade, ma anche fare in modo che dei denari spesi i cittadini possano beneficiare sotto forma di servizi.
Sarà quindi necessario insistere ancora in futuro sul punto, non abbandonando la retta via ed insistendo che la spesa corrente sia mantenuta costantemente sotto controllo, al fine di evitare sprechi che, ad oggi, l'amministrazione non pare comunque di aver posto in essere. Sarà altrettanto necessario monitorare ulteriormente alcuni settori, al fine di stabilire se siano necessari e possibili ulteriori interventi di risparmio della spesa, magari anche attraverso attività di revisione e riorganizzazione, ottimizzando i costi e andando a qualificare la spesa stessa. Un accenno merita anche il settore relativo ai rifiuti. Certamente l'ingresso del gestore unico consentirà il risparmio di circa 1 milione di euro, ma nonostante tutto sarà necessario intervenire sui costi del trattamento dello spiaggiato, trovando soluzioni alternative per il pagamento dei costi di tale rifiuto, che oggi grava oltremodo sulle casse comunali. Peraltro, preme ribadire quanto già detto in fase di approvazione di rendiconto 2013. Potrà anche eventualmente rendersi necessario per l'attuale amministrazione porre in essere scelte coraggiose e forse impopolari, ma che nel lungo periodo daranno certamente i loro frutti, producendo un ulteriore risparmio effettivo di denari da destinarsi, come fatto finora, in favore della collettività. L'esortazione è quindi a muoversi essenzialmente su 3 linee guida. La prima è di fare in modo che i denari riscossi a seguito degli accertamenti siano impiegati interamente per i servizi ai cittadini. La seconda è perseverare nel monitoraggio della spesa corrente, insistendo laddove sia ancora possibile nel taglio delle spese improduttive al fine di favorire gli investimenti. La terza è quella di ottimizzare i costi e qualificare la spesa. Grazie, consigliere Vasanelli.